pezzo di legno è capitato proprio a proposito. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Tutti i giorni la solita storia, va arrangio io adesso! Se non ve ne andate vi spazzo via come tanti fuscellini! Ma la ciliegia! Mostra ciliegia! Va via, insolente! Lascia andare! Lo dirò al maestro, canaglie! Mondo cane! Ve le darò io le ciliegie! Malvita questa! Vi farò vedere io! Non mi picchiare troppo forte! Sono io! E dove sono? Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Mi hai fatto male! Ma questo legno si lamenta come un bambino. Che dentro ci sia nascosto qualcuno? Ma se c'è tanto peggio per lui, adesso ci penso io. Bisogna vedere quanto ha bevuto, altrimenti potrebbe sentirci. Questa è proprio buffa. Nel caminetto non c'è nascosto nessuno. Ho capito, allora vuol dire che mi stanno fischiando le orecchie. No, ma che stai dicendo? Non è possibile. Non si mettono a fischiare dopo aver bevuto un solo bicchiere, no. Aspettiamo che ne beva qualcun altro. Ecco qua, così. E ora vediamo. Ai! Thank you.
ti ho detto. Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Non mi picchiare tanto forte! Ho capito. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia, per caso, questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino, io non ci posso credere. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno, se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. Ho capito. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Il pizzicolino sul corpo! Alto là! Fermo, che mi fai male! Chi ha parlato? Chi è che si prende gioco di un povero falegname? Basta! Così mi fai il solletico! È stregato! Questo legno è stregato! Si viaggia! Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Non mi picchiare tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai fosse uscita quella vocina. Guardò sotto il banco, nell'armadio. Niente. Ho capito. Si vede che quella vocina me la sono figurato io. Mettiamoci a lavorare. Oi, tu mi hai fatto male. Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, con la bocca spalancata e la lingua ciondoloni fino al mento. Ma dove sarà uscita quella vocina che ha detto «Ehi, tu mi hai fatto male!» Eppure qui non c'è anima viva! In quel punto...